Buonasera a tutti, io sono Longhi da Lampidini Guarda, Lui Grimaldi che ha fatto questo volume sull'area Alpi, tanto è stato anche contattato e ha lavorato per la fiction di Rai 1, credo, Rai 3, sull'Alpi, quella di 2 anni fa come consulente diciamo tecnico dello sceneggiato. E questa sera ci racconterà una brutta storia italiana che sta per concludersi, nel senso che non ci sarà nessuna verità, probabilmente, diciamo, giuridica, processuale su quei fatti. È notizia di pochissimi giorni fa, uscita sul Fatto Quotidiano, io l'ho vista lì, poi non so se è uscita su altri quotidiani, su altri giornali, che il processo ha avuto un'estensione solo per altri 6 mesi, l'inchiesta, sì, dopodiché chiudono e arrivederci. Grimaldi ci aiuterà a capire che cosa può succedere in casi come questi, quali sono le vicende che purtroppo abbiamo dovuto assistere in questo paese, non solo per lei, ma diciamo per n altri casi, dalle stragi di Stato a incidenti come quello di Viareggio, insomma un posto in cui la certezza del diritto è assolutamente un'opinione, un modo di dire, ma non certo una realtà. Là in quel tavolo ci sono dei libri che abbiamo pubblicato come sezione dell'Lampedini Guarda, se volete acquistarli. Io direi di cominciare, anche perché poi, lo ripeto, alle 11 dobbiamo mollare la sala perché chiudono, non per altro. Ringraziamo Artis, che è già la quarta volta che ci ospita in questa bellissima... Benvenuti a tutti. La parola a te. Grazie. Bene, grazie a tutti di essere qui. Vorrei iniziare questo ragionamento, questo racconto che voglio farvi da un passaggio. Non vi racconterò del libro, perché il libro è una cosa più complessa della vicenda dell'area Alpi in sé. È la vicenda dell'area Alpi inserita in un contesto di un'epoca di svolta nella storia del nostro paese, dove questa vicenda viene interconnessa a molte altre, come le stragi del 92 e del 93, le stragi di mafia, come la strage del Moby Prince e altre vicende. Questa sera non parleremo di questo perché ci vorrebbe veramente moltissimo tempo. Parleremo di Ilaria Alpi. Perché parleremo di Ilaria Alpi? Perché siamo arrivati in fondo, dopo 24 anni, ha la possibilità di ottenere una verità giudiziaria. C'è ancora qualche mese in cui verranno svolte delle indagini, degli accertamenti. Io non sono particolarmente fiducioso, perché seguo questo caso dal 1994, anzi, e qui cominciamo. In realtà ho iniziato a occuparmi di Ilaria Alpi prima che la uccidessero, senza sapere chi fosse, senza averla mai conosciuta. Io ricordo che il 20 marzo 1994, avevo 36 anni, ero un giovane giornalista, perché il giornalismo al giorno d'oggi si finisce il precariato intorno ai 55 anni, quindi a 36 anni sei appena agli inizi. E mi ricordo che ero a casa di mia madre, che era malata, e guardavamo il telegiornale e venne data la notizia della morte di Ilaria Alpi. Io non sapevo chi fosse, ma feci un salto vedendo le immagini. In quelle immagini si vedeva una persona tra i primi soccorritori, anzi l'unico soccorritore italiano che era presente in quel momento sul posto, che era Giancarlo Marocchino, che io sapevo perfettamente chi era. Perché, così come Ilaria Alpi lavorava a TG3 e si stava occupando della Somalia, io lavoravo per Chi l'ha visto, di Rai 3, e mi stavo occupando dell'ex Jugoslavia. E qui cominciamo a entrare nel vivo, nel senso che bisogna capire una cosa, che nel 1994 l'Italia è di fatto retrovia di due guerre. La guerra nell'ex Jugoslavia e la guerra in Somalia, perché la Somalia, la ex Jugoslavia è evidente perché era alla nostra frontiera, è appena al di là del nostro mare Adriatico. Per quello che riguarda invece la Somalia, perché la Somalia è un pezzo d'Italia,
era un pezzo d'Italia, adesso è un cumulo di rovine, perché sono 30 anni di guerra ininterrotta. La Somalia è stata, lo sapete, una colonia italiana durante il fascismo. Dopo la guerra è stato un protettorato italiano per conto delle Nazioni Unite, ma la cosa più interessante è che tutta la classe dirigente somala si è formata in Italia. Dove? Nelle accademie militari per ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Lo stesso presidente Siad Barre era diplomato maresciallo, poi insomma era di generale di corpo d'armata, ma in Italia era diplomato maresciallo alla scuola per sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Firenze. E così anche tutti gli altri. Quindi in Somalia si parla italiano, di fatto una lingua scritta non esiste, è stata inventata in anni recenti, per cui i documenti si scrivono in italiano, al cinema si guardano film in italiano, quasi tutti capiscono l'italiano e molti lo parlano. Durante la dittatura di Siad Barre, l'Italia si trasferisce un pezzo di se stessa in Somalia. Quale Italia si trasferisce in Somalia? L'Italia del malaffare, l'Italia dei trafficanti, l'Italia di Tangentopoli con una quantità di miliardi erogati dalla cooperazione del Ministero degli Esteri che vengono completamente sprecati in opere inutili o malfatte, strade che finiscono nel deserto, porti che non hanno traffico perché poi non hanno i fondali, silos per l'agricoltura che con le temperature africane della Somalia si sciolgono e così via potrei, concerie fatte all'interno della capitale, come immaginate in Africa con la temperatura che c'è, una conceria in pieno centro che conseguenze può avere. Questa è la Somalia di quegli anni. Nel 1991 crolla il regime di Siad Barre e questo mette in moto tutta una serie di problemi. Perché? Perché fino al 1977, quindi 77-91, fino al 1977 la Somalia è un paese nell'orbita dell'Unione Sovietica, così come la confinante Etiopia. Un posto molto interessante anche per i nostri servizi segreti, nel senso che gli ufficiali dell'esercito somalo che frequentano da ufficiali le scuole di formazione e le accademie in Unione Sovietica sono tutti che provengono da scuole ufficiali e sottufficiali italiane. E quindi io vi lascio immaginare che cosa può aver significato per i nostri servizi segreti avere un patrimonio di questo genere inserito nell'ala terzomondista dell'Unione Sovietica in quegli anni. Ma nel 77 scoppia la guerra dell'Ogaden, cioè c'è una controversia territoriale fra l'Etiopia e la Somalia e l'Unione Sovietica sceglie l'Etiopia. A questo punto la Somalia non ha più l'appoggio internazionale dell'Unione Sovietica e, diciamo così, non è che gli americani si fanno avanti. Qualcuno contatta gli americani e gli propone un'alleanza con Siad Barre. E chi è questo qualcuno? È un signore che si chiamava Cesare Golfari, e della P2, ex presidente della regione Lombardia, democristiano, che contatta la CIA, il consolato americano di Milano, e gli propone di mettersi d'accordo con Siad Barre per stabilire una nuova alleanza. Perché Golfari ha queste entrature in Somalia? Perché faceva da tramite la regione Lombardia con la Somalia per tutta una serie di industrie industriali e affari che l'Italia sviluppava in quel paese.
negli anni successivi della guerra civile, per dire, uno degli, come dire, dei signori della guerra che hanno scatenato il macello di cui tutti siamo a conoscenza era il generale Haidit, che era generale anche all'epoca di Siabbare, anzi era prima della rivoluzione, era uno dei suoi bracci destri. E subito, una volta scoppiata la guerra civile, scoperto che per poterla combattere aveva bisogno di aiuti economici, aveva bisogno di armamenti, aveva bisogno di munizioni, aveva bisogno di carburante, cosa fa? Fa una bella pensata, dice: ma io avanzo ancora dalla Camera di Commercio Italo-Somala di Milano, presieduta da Pillitteri, diversi miliardi di tangenti che non mi sono mai state pagate per le armi che ho fatto comprare allo Stato somalo. E quindi io voglio fare causa a Craxi e a Pillitteri perché non mi hanno pagato le tangenti. È stato difficile per lui quando gli hanno spiegato che in Italia casomai si fa al contrario, cioè chi prende e paga le tangenti viene processato, non viene processato chi non paga le tangenti, anche una volta che le ha promesse. Però questo spiega quello che dicevo prima, cioè il fortissimo legame politico-economico che passa attraverso la P2, i partiti di governo come la Democrazia Cristiana e poi successivamente il Partito Socialista, e la realtà somala. Ora, tra l'altro, una curiosità, in Somalia Golfari ci arriva nel 74, passando attraverso un altro dirigente democristiano, in questo momento mi sfugge come si chiama, ma se volete dopo ve lo dico, ce l'ho scritto qui. E nel 94, a dicembre, Golfari muore colpito da infarto mentre guida la macchina. Quest'altro signore nel 96, sempre democristiano, sempre parlamentare, ex sindaco, mi pare, di Lecco, adesso mi sfugge il nome, pure lui muore colpito da infarto mentre guida la macchina. Evidentemente certe attività producono delle epidemie con delle conseguenze preoccupanti. Adesso Golfari, per chi non se lo ricorda, ve lo faccio vedere. Ecco, questo è Golfari, un democristiano importante. Allora, abbiamo parlato della Somalia. Allora, Ilaria Alpi nel 1993 inizia a fare i suoi viaggi dall'Italia alla Somalia e le sue permanenze in Somalia, va in Somalia 8 volte, e per fare la corrispondente del TG3 e raccontare quello che succede in quel paese. Adesso sarebbe lungo ricostruire tutti i canali che aveva messo in piedi Ilaria Alpi durante il suo lavoro, era una che faceva seriamente la sua attività, non era sicuramente un giornalista mainstream, non era giornalista che andava per riferire quanto le veniva detto di riferire, ma le notizie se le trovava, andava sul posto, parlava con la gente, era legata soprattutto alle donne somale, che sono molto più importanti nella società somala di quanto noi non possiamo immaginare, per quanto sia una società culturalmente, socialmente, rispetto ai nostri standard, estremamente, estremamente arretrata. Nell'ultimo viaggio, che è quello che ci interessa, che approfondiremo stasera, Ilaria Alpi dovrebbe stare a Mogadiscio a documentare la partenza del contingente internazionale. Cioè l'ONU, le Nazioni Unite, l'Italia, gli Stati Uniti e altri paesi, alcuni paesi africani, hanno messo in piedi l'operazione Restore Hope per, come dire, salvaguardare la popolazione civile afflitta da una terribile carestia, dalla siccità e dalla guerra civile, dagli scontri che ci sono fra i signori della guerra che governano eserciti privati in quel paese. Ma Ilaria non si ferma a Mogadiscio, a differenza di tutti gli altri, prende un aereo e va a Bosaso. Bosaso che, come vedete, sta dalla parte opposta del paese, lontanissimo dalla capitale. Perché va a Bosaso? Ilaria Alpi va a Bosaso perché sa che a Bosaso c'è una nave italiana di proprietà italo-somala, di una compagnia che si chiama Scifco, che è stata sequestrata, e va a ficcare il naso. Guardate che in quel momento, quando lei va a Bosaso a vedere di questa cosa,
e che si occupasse della Shifco è provato dai suoi block notice, non quelli che si sono trovati o non ritrovati in Somalia, ma da un block notice che è stato ritrovato nella sua scrivania a Roma, dove c'era scritto Shifco, e poi dalle domande che nelle registrazioni ci sono, nell'ultima intervista che fa Ilaria, chiede proprio informazioni sulla Shifco. In quel momento non lo sa nessuno. Ora, quella volta era un po' come adesso, se adesso venisse sequestrata, che ne so, in Thailandia, una nave con marittimi italiani, succederebbe il finimondo. Giornali, telegiornali, agenzie, il consolato, il ministero degli esteri che fa i comunicati, i familiari che protestano, che ormai il governo non fa abbastanza per liberare i nostri cari. Avete un'idea, no? Di come funzionano questa cosa? No, in questo caso c'è il silenzio assoluto. Sanno esattamente, perché è provato che lo sapevano, del sequestro sia i servizi segreti militari che sono operativi in Somalia, perché ci sono le nostre forze armate, quindi è normale che siano lì, sia il Ministero degli Esteri, ma non un comunicato viene fatto. E badate bene che quella nave e quell'equipaggio non sono in pericolo, perché a differenza di tutte le altre navi da pesca sequestrate, pesca oceanica, quindi parliamo di pescherecci grandi, un centinaio di metri, quindi navi di una certa dimensione, mentre è sequestrato continua a pescare e a stivare nelle celle frigorifere il pesce che pesca. Non solo, ma i predoni fermano altre navi, cinesi, giapponesi, e cosa fanno? Gli prendono quello che hanno pescato. Guardate che un carico di pesce di uno di questi pescherecci vale circa 1 miliardo di lire di quella volta, non è che siano bruscolini. Lo prendono e glielo regalano la nave sequestrata. Normalmente questo genere di navi vengono completamente svuotate al momento del sequestro, tutto quello che si può asportare dalla nave si asporta, dopodiché la nave con solo il timone e il motore se ne andrà quando verrà pagato un riscatto e sarà poi liberata. Allora Ilaria Alpi va a Bosaso e intervista, qui lo vediamo, questa è proprio Ilaria Alpi che lo intervista, è il sultano di Bosaso. Che è il sultano di Bosaso? In realtà non è il sultano, ma è uno che ha una certa responsabilità politica in quella città dell'estremo nord. Il sultano di Bosaso, alla domanda di Ilaria Alpi, cosa sa di questa nave sequestrata, se si può vedere la nave, se si può parlare con l'equipaggio, se si può salire a bordo, perché la nave non sta in porto, sta fuori, perché sta continuando a pescare, però è controllata dai miliziani di questo signore e di altri naturalmente. E lui dice di no, che non si può, le chiede se è dei servizi segreti, come fa a sapere questa notizia, e le dice che non vuol parlare di questa società, questa Shifco che amministra i pescherecci, perché è pericoloso. Ok? Adesso ci conviene dire qualcosa su queste navi. Queste navi è una flotta, sono 6 navi, 6 pescherecci oceanici e una nave fattoria, una nave madre. Cosa fa la nave fattoria? Fa la spola fra la Somalia e l'Italia per scaricare il pesce. Torna indietro per fare il pieno di carburante, perché è anche una cisterna, e di acqua ai pescherecci che non smettono mai di pescare mentre stanno nell'Oceano Indiano. La nave che è sequestrata non è la nave madre, è uno dei pescherecci. La nave madre, che possiamo anche vederla, eccola qua, qui era stata ribattezzata Google, è la 21 ottobre 2. Questa è una delle navi che noi abbiamo regalato alla Somalia. Questa nave, come voi vedete, è una nave peschereccio particolare, perché ha delle gru. Vedete quei cosi gialli? Queste gru servono a spostare, giustamente, i carichi da una nave all'altra, cioè fare il transshipping in mare, ok? E questa è una cosa importante. In più questa nave porta anche fino a 20 container che può trasportare sul ponte. Dovrebbero essere container frigo, ma non sono mai stati container frigo.
Allora, noi nel 2003, e notate bene che nonostante le inchieste giudiziarie, nonostante un'inchiesta parlamentare, nonostante 9 procure della Repubblica si siano occupate di questa vicenda, di questo che sto per dirvi, e che lo sanno tutti, non c'è traccia nelle carte giudiziarie. Nel 2003 gli ispettori delle Nazioni Unite che si occupano del monitoraggio sul traffico internazionale di armi verso la Somalia, che è sotto embargo, fanno una relazione, lavorano un anno e fanno una relazione. In questa relazione che cosa dicono? Dicono che c'è stato nel 1991 un traffico internazionale d'armi in cui è stata protagonista questa nave, che è la nave della flotta di cui si occupava Ilaria Alpi. Non solo, ma spiegano la cosa nel dettaglio. Nel dettaglio cosa vuol dire? Vuol dire che ricostruiscono passaggio per passaggio tutta la vicenda, così noi possiamo oggi, non grazie alla magistratura, non grazie agli investigatori italiani, nemmeno grazie ai giornalisti italiani, possiamo sapere che storia c'è dietro questa nave. Allora, praticamente c'era un'altra nave che si chiamava un'altra nave di battente bandiera danese, diciamo così, di proprietà danese, battente bandiera dell'Honduras, nave Nadia J, che a un certo punto va nel porto, in un porto della Lettonia. Prima va in Polonia, anzi, carica un carico di armi, poi va in Lettonia, finge di scaricare le armi, poi riparte, arriva al largo della Somalia, accompagnata da ufficiali somali, di cui si sa il nome. La nave è comandata da un tale Anthony Bustani, un capitano greco, si porta al largo della Somalia, dove trasferisce il suo carico di armi su una nave della Scifco. L'ONU scrive proprio su una nave della Scifco. E la Scifco non ha 50 navi, ne ha 6, ok? Da lì poi il carico, dicono, viene distribuito in almeno due zone della Somalia. Guardate bene, due zone che fanno riferimento a gruppi opposti che si combattono fra di loro. E infatti Ilaria Alpi racconterà di aver saputo, insieme a un giornalista del Corriere della Sera, dalla moglie del signore della guerra Ali Mahdi, che è uno dei due che si contendono la guerra, che nella prima fase del conflitto, soprattutto attraverso l'Italia, ma non solo attraverso l'Italia, vennero donati tutta una serie di carichi di armi ad entrambe le fazioni per alimentare il conflitto. Ok? Quindi questa nave nel 1991 era coinvolta in un traffico d'armi, ma non è un semplice traffico d'armi, perché dove c'è la guerra, che viaggiano le munizioni, le mitragliatrici, i cannoni, non è strano, succede in tutte le guerre, e gli embarghi sono una cosa un po' così, insomma, un po' come gli ausiliari del traffico, non succede niente, no? Ma questo gruppo di trafficanti è un gruppo di trafficanti molto speciale, perché il capo, il punto di riferimento di questi che utilizzano queste navi, è un signore che si chiama Monser Alcazar, detto anche il principe di Marbella, un grandissimo trafficante internazionale, coinvolto nelle più strane minestre, da, diciamo così, traffici d'armi con l'Argentina, alla strage di Lockerbie, a traffici internazionali di droga. È un signore che, come dire, vive da pascià in Spagna, nessuno gli fa niente, eppure tutti sanno esattamente chi è e che cosa fa. Ma soprattutto, per quello che interessa a noi, questo signore è stato coinvolto attivamente nell'inchiesta CIA Iran-Contras, che era quel traffico d'armi verso i Contras nicaraguensi, collegato al sequestro dei,
di diplomatici americani in Iran, che stava per costare la presidenza a Nixon, a Reagan, chiedo scusa. Quindi un personaggio di primo piano, tanto è vero che gli ispettori dell'ONU scrivono nel loro rapporto: si tratta dello stesso circuito di trafficanti e di persone già note e coinvolte per lo scandalo Iran-Contras. Quindi gente che lavora per conto della CIA, non per conto di Pinco Pallino, anche se le armi vengono dalla Polonia, che peraltro in quel momento ha i suoi servizi segreti che lavorano quasi esclusivamente per la CIA in Iraq. Ma, ci connota il gruppo, vi risparmio tutti gli altri particolari che ci sono e che ci sono ma che la nostra magistratura non ha mai acquisito e che sono fonte di inchieste sia parlamentari che giudiziarie arrivate a sentenza sia in Polonia, sia in Lettonia, sia in Spagna, sia in Svizzera per questo traffico d'armi del 1991 e per i connessi ai traffici finanziari. Ma di tutto questo in Italia noi ufficialmente non sappiamo nulla. Di questo si occupava Ilaria Alpi occupandosi della Scifco. Io non so, nessuno sa, se lei avesse perfetta coscienza di questo tipo di situazione, probabilmente no. Ma se un giornalista fa il suo lavoro e va a ficcare il naso dove ci sono le notizie, e così facendo è come se tirasse una pietra all'interno di un alveare scatenando un finimondo, questa è una cosa seria, serissima, perché nel momento in cui quella giornalista viene uccisa, significa che i danneggiati, oltre che lei e il suo operatore naturalmente, da questa notizia, da questo fatto di sangue, siamo noi. Perché la notizia che ci fosse un traffico d'armi con la Somalia, in Somalia, non poteva avere nessun significato, nessun senso. Era il segreto di Pulcinella, come lo è in tutte le guerre per chi le sta vivendo in quel luogo, in quel momento. Cosa ben diversa era se in Italia, negli Stati Uniti, in Francia, in altri paesi che avevano partecipato al contingente internazionale e che avevano avuto dei caduti, dei morti, sapere che il loro paese aveva rifornito di armi quei miliziani che avevano ucciso i loro soldati che erano stati mandati lì per riportare la pace. Perché c'è un meccanismo che viene a galla. E allora nel momento in cui si uccide la giornalista, si uccide il suo operatore, perché quella notizia di quelle navi, di quel sequestro, poi vediamo bene perché in quel momento, avrebbe scatenato un finimondo, ma non in Somalia. Ora, qual è il problema? Il problema, tutto sommato, è abbastanza semplice. Diciamo che quando noi parliamo di questo genere di traffici d'armi, quindi parliamo di attività legate alla politica, dire il 91 o dire il 94 fa tanta differenza, perché dal 91 al 94, soprattutto in quegli anni, il mondo si sposta e cambia a una fortissima velocità. Le alleanze cambiano, i ruoli internazionali cambiano, le funzioni cambiano. E che cos'è cambiato tra il 91 per quello che riguarda la Scifco e il 94? Guardate, per un caso, per un'analogia, in realtà in quel caso e solo in quel caso non cambia quasi nulla. Per quale motivo? A febbraio 1994, guardate bene, il capo stazione della CIA a Zagabria manda una relazione al suo comando, dove dice: ma noi ci chiediamo se in questo momento non sia in atto, febbraio 94, Ilaria muore il 20 marzo, non sia in atto un'azione in violazione delle nostre norme
dello Stato americano relativamente alle che riecheggiano quanto già accaduto e che ci ha pesato sulle palle, scusate la parola, per anni, nello scandalo Iran-Contras. Quindi noi mandiamo questa relazione per dire, guardate che se domani viene fuori, noi non c'entriamo, eh? Relazione che non rimane segreta, non viene segretata, viene tenuta agli atti del direttore della CIA. Con chi ce l'hanno questi della CIA? In realtà non ce l'hanno con nessuno, ma si riferiscono alle attività di collegamento con un imam iraniano che sta a Zagabria, che è il capo della comunità islamica di Zagabria, per i suoi rapporti con l'ambasciatore Galbraith. Attenzione, la CIA scrive alla CIA che l'ambasciatore Galbraith sta mettendo in piedi un'operazione segreta di traffico d'armi verso i musulmani di Bosnia, passando attraverso un imam iraniano che è il capo della comunità islamica di Zagabria. Quindi sì, siamo in Croazia, ma il riferimento è la guerra in Bosnia, ok? E il problema sono le regole che gli americani si sono dati dopo lo scandalo Iran-Contras, per evitare che casi come quello si ripetessero. Nel giro di qualche mese però che cosa succede? Succede che l'Iran comincia a rifornire di armi la Croazia, anzi in realtà rifornisce la Bosnia, ma siccome deve passare, perché gli aeroporti non ci sono in Bosnia, dalla Croazia, deve lasciare una percentuale di queste armi che manda in Bosnia alla Croazia. Perché a febbraio, sempre del 94, i croati e i bosniaci, che fino a prima erano avversari, perché prima la guerra di Jugoslavia era tutti contro tutti, i serbi da una parte, i bosniaci dall'altra, i croati, tutti che si amavano, ognuno ammazzava i suoi civili o quelli degli altri, questa era la guerra che si combatteva in quel momento, quella che potremmo chiamare la ex Jugoslavia, e hanno fatto un'alleanza. E gli effetti si vedono subito, perché i croati, senza il permesso degli americani, ci sono gli atti delle richieste scritte mandate dal presidente Tudjman al presidente degli Stati Uniti Clinton, di essere autorizzato a ricevere le armi che vengono offerte dall'Iran per i musulmani. E che cosa rispondono gli americani? Ma voi non ditecelo, che noi guardiamo da un'altra parte, e quindi se noi guardiamo da un'altra parte e non lo sappiamo, non può succedere niente, no? Questa è la risposta testuale che gli viene data, che è stata chiamata negli atti dell'inchiesta parlamentare su questo traffico d'armi fatto negli Stati Uniti, inchiesta del Congresso, lo scandalo del cosiddetto semaforo verde. Perché voi ricordate che fra Iran e Stati Uniti sicuramente non è mai corso buon sangue, almeno ufficialmente. Questo è. Perché parliamo di questo? Perché verrà pagato per la nave sequestrata, che è in quel sequestro strano a Bosaso e di cui si occupa Ilaria Alpi, che si occupa della compagnia che fa i traffici di armi, nell'alveo delle conoscenze e delle complicità di chi già operava per lo scandalo, nello scandalo Iran-Contras, viene liberata il giorno in cui viene pagato il riscatto. Viene pagato un riscatto consistente, ma il riscatto viene pagato circa un mese dopo la morte di Ilaria, quando? Lo stesso giorno in cui l'ammiraglia della flotta, quella che abbiamo visto prima, ok, che dovrebbe portare il pesce dalla Somalia all'Italia, arriva in un porto iraniano. Una bella coincidenza, no? Visto tutto il resto. Ma fino a qui potremmo essere ancora nell'ambito delle fantasie, delle cose, come dire, del probabile, del possibile, del...
se non fosse che dal 1994 a oggi sul delitto Alpi e Rovatin noi non siamo riusciti a sapere nulla, ma proprio nulla. Anzi, dirò di più, nel frattempo è stato condannato e ha scontato 16 anni di carcere un innocente che solo a 6 mesi dalla scarcerazione ha avuto riconosciuta la propria innocenza, perché il falso testimone che era stato pagato per accusarlo ha ritrattato, veramente aveva ritrattato anche anni prima, ma noi abbiamo fatto finta di non accorgersene, abbiamo fatto finta di non trovarlo, pur sapendo esattamente dov'era, come si è dimostrato e dimostrato nei documenti. Perché? Perché non possiamo sapere niente? Perché viene fabbricato un falso testimone? Viene fatto un processo? Viene condannato senza prove? Uno che è stato preso a 5.000 km, portato a 5.000 km da casa sua per metterlo in carcere. Ma perché? Perché bisognava poter dire che Ilaria Alpi era stata uccisa durante un tentativo di rapina da dei banditi di strada. Perché questo tagliava la testa al toro. Nessun complotto, nessun traffico d'armi, nessun ruolo dei servizi segreti di nessun paese. Niente scambio, rifiuti tossici da smaltire in cambio di armi. E qui vorrei tornare un attimo all'inizio. Vi ricordate cosa vi dicevo? Io guardavo la televisione, vedevo la notizia dell'uccisione di Ilaria Alpi e vedo un signore che sta lì con la maglietta sporca del sangue di Ilaria, che l'ha appena spostato sulla sua macchina, e io so chi è quel signore lì, so che è Giancarlo Marocchino e so che ha firmato un protocollo con un certo Guido Garelli, che tuttora sta in Bosnia e che ha fatto il latitante in Croazia per 8 anni in quegli anni lì, e che durante la guerra collaborava con i servizi segreti croati, un protocollo d'intesa per la prosecuzione in Somalia del progetto Urano, un documento che esiste, che è noto, che è agli atti di tutte le inchieste sia parlamentari che giudiziarie. E che cos'è il progetto Urano? Il progetto Urano è la possibilità di smaltire scorie tossiche e nucleari nei paesi africani. Fino ad un certo punto era il Sahrawi occidentale, da un certo momento in poi diventa la Somalia. E Marocchino è il partner di questo Garelli, che non può stare in Somalia, perché in Somalia arrivano i militari italiani, c'è la missione internazionale, e lui è ricercato con una condanna per traffico di droga, deve scontare 18 anni di carcere per una somma di condanne. E quindi cosa fa Garelli? Garelli nomina un suo plenipotenziario e nomina un certo signore che si chiama Roberto Ruppen, ok? Che in quel momento di mestiere, insieme ad altri del suo gruppo del progetto Urano, Ferdinando Dallò e altre persone, è stato arruolato, armi e bagagli, da Dell'Utri per lavorare a Mediaset e studiare le possibilità di trasformare Publitalia in un partito politico. Vi faccio notare, perché è la verità, io ho parlato con tutti i testimoni del caso già all'epoca del libro, oltretutto un'attività svolta da 7-8 persone, una piccola task force che in realtà cercava fondi, finanziamenti, per dire è un affare, no, questa cosa, perfino all'insaputa di Berlusconi, che scopre che questi signori, che hanno dei precedenti terrificanti, lavorano 3 uffici sotto al suo, quando attraverso alcuni canali di persone evidentemente dei servizi, ma che danno della documentazione a un gruppo di giornalisti, viene fuori che lavorano lì. Naturalmente vengono mandati via, ma ormai siamo già alla vigilia delle elezioni del 27 marzo del 94. Quindi in che cosa consiste questo vespaio in cui Ilaria Alpi, andando a Bosaso, lancia un sasso? Diciamo che da un certo punto di vista
che venissero rifornite di armi le milizie bosniache, in Europa non avrebbe fatto un grande effetto, perché già lo facevano gli italiani, già lo facevano i francesi. Avrebbe avuto un effetto politicamente molto pesante negli Stati Uniti. Sarebbe stato un serissimo problema per gli Stati Uniti. E allora noi abbiamo, che ci spiegano un po' come può essere andata questa situazione, un altro documento delle Nazioni Unite. Io adesso, se riesco a trovarlo mentre parlo e riesco a domare questo computer, eccolo qua. Questo è un documento del 2002 che salta fuori però molti anni dopo, sempre degli ispettori delle Nazioni Unite che monitorano il traffico d'armi verso la Somalia. Guardate la data. Marzo 94. Due gruppi di rifornimenti. Un rifornimento previsto per la Somali Police Force, che non esiste. Poi vi spiego che cosa significa. Proveniente dagli Stati Uniti. Ok? Poi granate, lanciagranate, machine pistol, pistole, revolver, munizioni e altre attrezzature che vengono dalla ditta Cenres, dalla Polonia, e dalla ditta Arnex in Lettonia, che sono le stesse dei traffici del 91 fatti con la Scifco. Vi ricordate cosa vi ho detto? La nave va in Polonia, poi va in Lettonia, finge di scaricare. Sono quelle che lavorano per Al-Qaṣar. O almeno Al-Qaṣar è quello che ci mette la faccia e il nome. Ok? Guardate bene che marzo 94 il contingente internazionale se ne sta andando dalla Somalia. Va via, la missione è fallita, il paese è perduto, è distrutto come lo è tuttora, è rimasto così. Ok? È un paese che finirà in mano negli anni successivi alle corti islamiche, e che adesso è in guerra permanente con Daesh, che sarebbe l'ISIS. Una continuità. Una continuità. Marzo 94. Ma io mi chiedo, ma se le Nazioni Unite, gli ispettori delle Nazioni Unite, scrivono queste cose nei documenti, che sono pubblici, com'è che noi abbiamo fatto una commissione parlamentare d'inchiesta, che è successiva? Perché questo è un documento del 2003 e la commissione parlamentare viene istituita nel 2005, dove sono stati sentiti come testimoni, quindi con le stesse caratteristiche di un tribunale, sotto giuramento, pena la falsa testimonianza. Non un funzionario dei servizi segreti ha detto che esisteva un documento pubblico dell'ONU sull'argomento? Non un funzionario del Ministero degli Esteri? Allora il problema, ed è per questo che io dico il problema sono gli americani, il problema è che la verità sull'omicidio di Larry Alpi e Milan Rovatin non si può dire, non va detta. E non va detta anche se indizi ne erano venuti fuori. Per esempio, a un certo punto la Digos di Udine trova una fonte somala, che è un somalo che vive in Italia da moltissimo tempo, ma che ha tutta la famiglia e tutti i parenti a Mogadiscio. Quando si dice tutta la famiglia, tutti i parenti di un somalo, si dice un esercito di persone, perché si va per clan in Somalia. Esistono i clan, non esistono le famiglie sono famiglie di 200 persone, quella è una famiglia, mi spiego? Che si propone di trovare informazioni, notizie e dati in Somalia, in un momento in cui in Somalia a fare indagini non ci può andare nessuno, perché c'è la guerra civile ai massimi livelli, quindi non c'è modo, non c'è uno Stato, non c'è un punto di riferimento, non c'è una magistratura a cui poter dare. Però portando i testimoni in Italia il discorso cambia. E riescono, perché riescono a portare in Italia il vero autista di Larry Alpi. Ne erano stati proposti altri due, ma erano falsi, solo che non ha retto in quel caso la falsificazione, e anche la guardia del corpo e altri testimoni. A quel punto però
l'inchiesta viene tolta al magistrato che ce l'ha, che è il dottor Pititto, che è una persona che a me non piace per nulla, è sicuramente un fascista, ma devo dire che sul caso Alpi il suo dovere, a differenza di altri, l'aveva fatto fino in fondo. Infatti gli tolgono l'inchiesta. Non solo, ma esautorano la Digos di Udine, che ha trovato la fonte, che ha organizzato le ricerche in Somalia e che ha gestito l'arrivo in Italia di questi testimoni, viene esautorata dall'indagine. Ma che cosa c'era in questa... Ve lo dico io che cosa c'era. C'era un nome. Il nome non ve lo faccio leggere, se qualcuno vuole vedere c'è qui il documento anche. Vi faccio vedere una faccia. Questo signore qui, che negli anni successivi, che lavorava presso un'università americana, ma lavorava a livello amministrativo, ma anche se poi in Somalia si faceva chiamare professore, e che prima della guerra in Somalia faceva l'arruolatore di Mujahideen per conto della CIA in Afghanistan. Vediamo anche il documento, così siamo più... Vediamo dov'è... Questura di Udine, ecco qua. Hassan Ibrahim Addo, uomo della CIA, viene indicato come uno degli esecutori materiali dei testimoni somali del delitto di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Voi credete che qualche accertamento sia stato fatto? Assolutamente no. Poi negli anni è diventato un giudice delle corti islamiche che comandavano in Somalia, anche negli anni successivi, e poi è morto in un attentato dinamitardo fatto da Daesh. Anzi, lui era una sorta di ministro degli esteri, ok? Ma la cosa interessante è che questi due che vengono indicati tra gli esecutori materiali, cioè Abdi Ossobre Ahmed e Hassan Ibrahim Adov, vengono indicati dai testi come membri della polizia somala, che in realtà non c'è, perché c'è un nucleo teorico di poliziotti somali che è stato addestrato dagli italiani, ma è stato addestrato un altro anche dai francesi e un altro anche dagli americani, ma in realtà questa polizia non ha mai funzionato, in realtà non è neanche mai stata armata. Ma la cosa interessante è che il carico di armi che partiva dagli Stati Uniti, di cui vi ho fatto vedere prima la documentazione dell'ONU, era ufficialmente destinato a chi? Alla polizia somala. E badate bene, dove viene uccisa Ilaria Alpi? Viene uccisa di fronte all'hotel Amana. L'hotel Amana si trova esattamente di fronte al comando della polizia somala e dell'ex ambasciata italiana. Ok?